Io inizierei con il 27 stamane. Bene, lei? Io direi serie 5 8 per 100.000. Procediamo. Per la scelta dell'impiegato che doveva accompagnare il mega direttore clamoroso, Duca Conte Piercarlo Ingegner Semenzara, a giocare a Monte Carlo, si tenne in sala mensa un tremendo sorteggione per il quale si riunì anche la commissione interna. Organizzatore della cerimonia, il ragionier Filini, dell'ufficio sinistri. Oh, attenti! Procediamo. Sì, eccellenza. Signorina Silvani. Oh, pardon. Signorina Silvani Incalboni. Io? Sì. Eletta a estrarre dall'urna il nome dell'eletto, la signora Calboni, ex signorina Silvani ed ex infelice grande amore di Fantozzi, che da quando si è sposata non ha più osato sfiorarla neanche con il pensiero. Scusi le spalle. La devo bendare. Pardon? Piano, Vede? No. L'occasione era davvero mostruosa. 3 giorni a Monte Carlo a veder giocare il Semenzara, che se poi avesse sospettato che il suo accompagnatore portava fortuna, era fatta per tutta la vita. Dolce cuore del mio Gesù, fa che aiutami sempre più. Cri eleso, Cristi eleso. Madonnina della neve, San Zenobio Martire, San Francesco. Silenzio! Scusi. Chi è che prega? Grazie. Matricola 7829 / bis. Fantozzi restò in stato di morte apparente per più di 4 ore. Complimenti, ragionier Fantozzi! È bravo il nostro Buccettino! Per il ragionier Fantozzi! Ipipip, urrà! Ipipip, urrà! Complimenti ancora! Grazie, grazie, bevete! Cin cin. Bevete tutti alla mia salute! Ringraziami almeno! Perché? È tutto merito della mia signora Silvani Incalboni. Diciamo che sono stata la sua debendata, Fantozzi. Signora, io vorrei sdebitarmi. Bevi? No, grazie. Piuttosto, in cambio, mi facci un piacere. Venghi, venghi. Sì, dovi. Ma che chiappe, che schifo. Mi è stato baciato dalla fortuna. L'odio. Ecco, tenghi. Vuole che glieli cambia? Ma no, Fantozzi. Deve giocarli alla roulotte. Per me. Sì, ma suo marito è d'accordo, cioè, lo sa. Ma noi siamo una coppia moderna, siamo larghi di vedute. Le giochi sul 27, Fantozzi. Sì. Così, quando le viene l'ispirazione. 27. Sì. Il numero dei miei anni. Io pensi che avrei giocato al massimo il 14 o anche il 4. Addio, Pira! Ciao, Mariangela! Ecco il 3! Il 3. No. Beh, bisogna riconoscere che siamo leggerissimamente in anticipo. Il treno per Monte Carlo partiva alle 23.37. Fantozzi si presentò sul marciapiede alle 4.12 pomeridiane. 7 ore prima c'erano anche la signora Pina e Mariangela per godersi con la sua trionfale partenza. Eccolo! Il Duca Conte! Ma c'è il signor Duca Conte? Fate largo! Largo qua! Largo al Duca Conte! Prego, prego. Largo al Duca Conte, Semenzara! Largo! Signor Duca Conte, se lei mi permette, io vorrei avere l'onore di presentare le... Ma chi sono quelle due facce da meno a ramo? Ma chi mi vuol presentare lei? Niente, volevo solo presentarle le mie umili scuse se per caso prima inavvertitamente l'ho sfiorata con un gomito. Sì. Ah, allora non ha rapporti con quelle due cose lì? No, mai viste né conosciute in vita mia, mai. E non le guardi, Clip? No, non le guardo. E ci tocca a lei? Amito. Mica partiranno con lo sto freno. Non credo. Forse vanno via. Vanno via. Vanno via. Ecco, se ne sono andate.
Meno male. Ah, meno male. Scusi, signor Conte, vado un attimo a prendermi. Avevano anche la valigia color viola che porta scaraglia. A proposito, lei non ha bagaglio? No, non c'è. Ma neppure una valigetta? Avevo una valigia bella, grande, piena di roba, ma non le porto alle stazioni io. Perché le rubano. Però ho tutto sotto, eh. Ho 5 camicie, 12 paia di mutande e 16 calzini. 16. Ecco il treno. Ecco il treno, scusi, faccio io. Fermo lì. Fermo un attimo, Ma guardi, questo è roba mia, la dica, fermo con quella manasse. Il Duca Conte è roba mia. Fermo. Ecco, occupo io adesso. Occupato. Sì. Tutto occupato, le ho occupato tutto lo scompartimento. Ma lei, giovanotto, non ha mai preso un vagone letto? No, mi scusi, lo riconosco. Questi sono posti prenotati, io la cabina 18. 18? Signor Conte, vengi, Duca Conte, vengi! Il 18, signor Duca, vengi, a sua disposizione. Ecco qua, una bella pulitina. Ma che diamine sta facendo? E poi c'è, mi sembra, signor Duca Conte, il bidet, vede? Ma che cosa dice? Che cos'è questo? No. Ma si è fatto male? Niente, ho solo perso la funzionalità delle prime due falangi, del mignolo e dell'anulare. Scusi, recupero la mia mano, scusi. Ecco, adesso. Oh, qui già, ecco sì, qui ci sarebbe poi il bicchiere da bere per la notte. Boh. Non mi devo. Che cos'è? Ah, questo è! Sì, è esatto, è il suo nobile epitale. Posso spogliarla, signor Duca Conte? No, se ne vada nella sua cabina. Io non ho la cabina. Io mi sono permesso, per non gravare sul bilancio della società, di prendere un biglietto di seconda. La terza, come sa, l'hanno purtroppo abolita. Oh, se il regolamento lo consentisse, io preferirei dormire accucciato di fronte alla sua. Non lo consente. Allora io, se mi permette, vado. Non lo spoglio. Ecco. Se ne vada in seconda classe, vedrà che starà benissimo. Buonanotte. Biglietti, prego, biglietti? Speriamo sia in forma lei, giovanotto, perché io ho passato la notte in bianco su quel maledetto letto, proprio sulle ruote. Ah no, io invece ero comodissimo. Buonasera. Ciao, caro. Il Duca Conte, come tutti posseduti dal demone del gioco, era preda di superstizioni e scaramantici rituali. Ah, oui, oui, la fortuna viene a me. Oui, oui, qua. La fortuna viene qua. Ah, ue, ui, la fortuna non va lì. Mi scusi. Fish. Non ci giocavo. Ma insomma. Ecco, prego, Duca, signor Duca. Si segga. Scusi, signor Duca Conte, ma veramente non ci sarebbe la sedia. Si segga lo stesso. Lo stesso. Ecco, fatto. E mi tocchi il sedere. Scusi, ma come. Ecco come faccio, perché. Insinui una mano sotto, insomma, sarangi. Ah, ecco. Poco 500.000. Chi me lo manco, monsieur? Voilà, monsieur, tiens. 19, vous ne me paierez pas, il n'y a rien au numéro. Merci. Bravo, jeune monsieur. Dove? Aia! Fa la banca. Che le è successo? Levo il piede sotto il suo, signor Duca Conte. Rimetta subito il piede sotto il mio. Subito. Non interrompe il fluido. Tutto deve restare come quando ho vinto. E continui col sedere. Ecco, tiro, col sedere. Un million a faire. Scusi. Un million. Allez-y. Una sofferenza orrenda ma breve, perché nel giro di due mani il Semenzara riperse il banco e andò sotto di 22 kg di fish. Patka. E 8 la banca. Buon la banca. E la smetta di toccarmi il culo.
9, rouge, je ne verrai pas. Il n'y a rien au numéro. Ma verso le tre il duca Conte ebbe una formidabile botta del suddetto culo, beccandosi un banco clamoroso. Che stava facendo lei? Io mi permettevo di bere un goccettino di acqua minerale. Bravo, bravo. Continui, continui. Vale, porti subito 25 bottiglie d'acqua minerale, di quella marca. Era la terribile acqua Berthier, la più gasata del mondo. Dove? Dove la bomba? Beva, beva, beva! Il grado A lei in ditta? Io l'undicesimo, cioè l'ultimo. Promosso l'undicesimo? L'undicesimo, con diritto a scrivania personale e poltroncini in Sky o finta pelle. Sì, 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 ma beva, beva! In due ore Fantozzi ingurgitò quattro casse di acqua Berthier, equivalenti a 3 metri cubi di gas compresso. Dovette allora ancorarsi come un pallone sonda. No, no, mi dia la sedia. Mi dia la sedia. Calmo, stia calmo. Ecco. Se no le cade e va in testa qualcuno. La sedia del casino, vada pure. Ma in compenso in quelle due ore salì vertiginosamente quasi tutti i gradini della gerarchia aziendale. Anche a 3 a 3. Impiegato di settima, scrivania in mogano, poltroncina in Sky o finta pelle, telefono pianta di ficus, simbolo del potere. Impiegato di quinta, lampada di opalina, piano di cristallo, naif jugoslavo alla parete, 2 piante di ficus. Impiegato di prima, 4 piante di ficus, 3 telefoni, dittafono, 6 quadri naif, tappeto e moquette per terra. Era arrivato fino alla soglia della dirigenza, vale a dire serra di piante di ficus e poltrona in pelle umana, quando la fortuna voltò rovinosamente le spalle al semenzara. Mi ha ridotto sul lastrico, Menagramo. Se ne vada, sparisca! Menagramo, prima che la licenzi, Menagramo d'un Menagramo. Lasci stare quel portacenere e del casino. Dove va? Lo riporti indietro. Pardon. Giochi alla roulotte quando le viene l'ispirazione. 27, il numero dei miei anni. Papà, questa volta me lo porti un regalino. La prima douzaine pour madame. Madame. Je suis fait. Ecco, ecco, qui ho messo. 27, 20, 20.000. Messo. Rien n'a plus. Rien n'a plus, messieurs. Vincent, rouge, un père passe. A chi? Attenti! Scusi. A chi la mise? C'est à moi. Monsieur? Sì, è chiaro. Oui, c'est alle Duc, al signor Duca Conte. Bon. Io non mi permetterei mai di giocare a si figuri se mi permetterei di vincere, sì. Vous pouvez payer l'emprunt, monsieur. Scusi. Quanto?
Quanto sarebbe stato, scusi? 700.000. Ah, bene. Con quella somma insanguinata, il Semenzara poté pagarsi il conto della suite al Grand Hotel, gli extra, due puttane e il singolo in vagone letto per il ritorno. Fantozzi, invece, dovette provvedere con mezzi propri.